Sia lodato Gesù Cristo. Oggi il Vangelo ci parla del lievito dei farisei. Gesù parla di questo lievito e dice chiaramente che è l'ipocrisia. E quando noi sentiamo parlare dell'ipocrisia, in generale pensiamo comunque al fatto di avere un atteggiamento doppio, no? Invece in realtà, intanto per il fatto che Gesù ne parla innanzitutto con i suoi discepoli, innanzitutto sta parlando a noi che siamo i credenti, no? A coloro che credono in Lui, quindi alle persone religiose, alle persone di fede, ai consacrati, ai sacerdoti, alle suore, comunque a coloro innanzitutto che dicono di credere in Dio, alle persone che vengono a messa, eccetera. E parla di ipocrisia non nel senso generico che pensiamo noi, no? Cioè al fatto che magari uno dice una cosa e poi fa un'altra, e quindi sei ipocrita perché magari dici di fare qualcosa e poi ti comporti completamente all'opposto rispetto a quello che dici. Ma quando parla Gesù di ipocrisia in questo senso, ne parla in particolare su uno sfondo religioso. E oggi come oggi, questo aspetto qua, diciamo che non è tanto facile da scoprire. Perché? Perché fino a qualche anno fa, o almeno soprattutto ai tempi di Gesù, questo tipo di ipocrisia era facilmente verificabile, no? Perché Gesù dice ai discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Perché? Perché l'atteggiamento farisaico era un atteggiamento di chi evidentemente si mostrava santo, evidentemente si mostrava una persona pia, una persona comunque religiosa, e poi invece magari non lo era. Quindi all'esterno sembrava tutto quanto perfettino, tutto quanto ligio al dovere, appunto santo, puro, eccetera, invece magari poi sotto sotto non lo era così tanto. Oggi in realtà, se ci fate caso, noi assistiamo all'opposto. Cioè se uno va a guardare in giro, non è che ci sono persone che si fanno un problema di sembrare tanto sante, perché è più facile trovare l'opposto, cioè è più facile che uno si fa il problema di non sembrare tanto santo, no? Perché magari all'esterno sono povere persone in realtà, insomma, che come vediamo, che vanno in chiesa, sono povere persone che si fanno il problema di definirsi cristiani, definirsi credenti. Perché? Perché ormai la chiesa ha perso tanto a livello di testimonianza, ha perso tanto a livello di credibilità. E quindi ogni cristiano è più facile che dice: vabbè, io credo a modo mio. Quindi non c'è tutta questa forza a sembrare santi, a sembrare impeccabili. Allora, dov'è il problema dell'ipocrisia, così come la intende Gesù? Ripeto, non è intesa come dico una cosa e ne faccio un'altra, ma l'ipocrisia, quella che intende Gesù, innanzitutto è di chi vuol farsi vedere virtuoso, cioè vuol farsi vedere un atteggiamento santo e poi non lo è, ma in generale è l'atteggiamento di chi vuole accaparrarsi la simpatia degli altri. Simpatia in quel senso, perché vuole che gli altri in qualche modo gli riconoscano un proprio valore, perché vuole che il valore proprio glielo attribuiscano gli altri. Allora i farisei che facevano? Siccome volevano sentirsi importanti agli occhi degli altri, avevano un determinato atteggiamento. E quell'atteggiamento fatto apposta è un atteggiamento ipocrita. Perché al di là del fatto che poi io sono veramente in quel mondo, quel mio atteggiamento ostentato, fatto vedere, che magari non è poi veramente un atteggiamento reale, è un atteggiamento ipocrita. Perché? Perché io lo metto in moto? Perché voglio che gli altri mi apprezzino, voglio che gli altri mi esaltino, voglio attirare gli altri a me. Allora, in questo senso, qualunque atteggiamento fatto in questo modo è un atteggiamento
sia se è un atteggiamento religioso, cioè se io atto degli atteggiamenti, delle opere in un contesto religioso per attrarre, non lo so, la simpatia di persone che credono santo, allora ho degli atteggiamenti santi. Se io sono in un contesto che non è santo e voglio attrarre l'attenzione, la simpatia di persone che non la pensano, per esempio come la Chiesa, e quindi voglio avere degli atteggiamenti diversi, perché comunque voglio prendermi la simpatia di persone che non la pensano in quel modo, avrò degli atteggiamenti in quel modo, cioè mi adatto in base agli ambienti. Quella è l'ipocrisia. Quella è l'ipocrisia che Gesù condanna. Perché? Perché ti fa capire che in realtà tu non sei mai veramente te stesso. E non sei mai così come ti vede veramente Dio. Ecco perché Gesù condanna questo atteggiamento. E alla fine dice: cinque pasti non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti pasti. Il valore vero e proprio di ognuno di noi lo vede Dio. Non c'è bisogno di io lo cerco nelle persone, non c'è bisogno che io lo stringo il mio valore in riferimento alle persone che mi fronte. E quindi che metto in moto certi atteggiamenti, perché il mio valore deve essere riconosciuto da quella persona o dall'altra persona o da quella reazione o dall'altra reazione, altrimenti non mi sento appagato, altrimenti non mi sento valorizzato. E questo è l'errore, ed è qui l'ipocrisia, e Gesù la condanna non tanto e non solo perché è un atteggiamento sbagliato e sentito peccaminoso, ma perché è un atteggiamento che ci squalifica, è un atteggiamento che alla fine fa perdere noi stessi il nostro essere, la nostra dignità. Gesù ci dice: tu hai valore per te stesso perché ce l'hai davanti a Dio, non c'è bisogno che metti in moto delle cose, tu hai valore per te stesso, non andare dietro a chi ti esalta, non cercare delle cose per farti esaltare. Questo è l'atteggiamento farisaico, e questo è l'atteggiamento che ti fa falsare, e non è giusto. Non è giusto per te, non è giusto per gli altri, non è giusto per Dio. Cerca il tuo valore, è quello che Dio ti riconosce, e ti basti quel valore là. E quando lo riconosci, ti sentirai pieno, perché sentirai veramente lo sguardo di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.